3.000 dipendenti in Regione Campania, più di 800 nel Salernitano, occupati nei tre consorzi di bacino ed un servizio che, in raccolta e trattamento dei rifiuti, non può essere sospeso. Il tutto messo a rischio dalle nuove normative entrate in vigore dal 31 dicembre che chiudono i bacini passando il servizio ai comuni, che al momento non hanno strumenti tali da far prendere in carico tutti i lavoratori e alcune volte gli stessi servizi. La Regione Campania ha cercato di mettere una pezza prorogando di 6 mesi le attività dei commissari dei consorzi, ma non è stato ancora chiarito se la giunta di Palazzo Santa Lucia possa bypassare il dispositivo ministeriale. Per capire il da farsi, questa mattina i commissari dei consorzi di bacino Salerno 1 Fabio Siani e Salerno 2 Giuseppe Corona hanno incontrato informalmente l'assessore provinciale Adriano Bellacosa. Intanto abbiamo trovato la prima soluzione, che è quella di guardare alla esigenza di carattere pubblicistico di mantenere in funzione anche per la gestione ordinaria i consorzi, altrimenti si sarebbe creato un fermo preoccupante per le nostre comunità e per i nostri territori. Aspettiamo dal governo che arrivi una qualche indicazione. Anche stamattina abbiamo sollecitato la prefettura intanto ad un incontro e poi perché il governo ci dia un riscontro.